E cosa fa questo piccolino qua? Ciao, sono un piccolo re. Guarda che katana grossa che ha. Oddio, ha la katana enorme ma lui è piccolissimo. Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui con Clone Tycoon 2 Tycoon, in cui dovremo costruire i nostri cloni. Clone Machine, comprata. Allora, vedete, questi sono i nostri cloni che andranno a combattere contro gli altri cloni. E invece qua c'è la spada per me, in teoria, giusto? Sì. Devo mettere battle mode on, cioè in modo che possa andare anch'io a combattere. Ma al momento sono un attimo scarso, quindi non me la sento di andare a combattere al momento. Però posso sbloccare altri tipi di cloni, che al momento non ho. Facendo delle uccisioni acquisiremo soldi, giusto? E con i soldi modificheremo il nostro carissimo clone. Ok, ho preso anch'io la spada, perché siccome i miei cloni fanno ancora un po' schifo, devo andare a combattere io in prima persona. E come fare se non con la spada? Ecco un clone da uccidere, ecco un clone da uccidere, ma mi sa che morirò io perché questo qua è assai più forte di me. Però ho fatto un po' di soldi, vedi? Un mio clone ha ucciso qualcuno. Adesso tiro via la battle mode perché sono un attimo scarso. E con 50 dollaroni andiamo a costruirci. Io voglio aumentare la durability dei miei cloni. In questo modo, con più durability, loro dovrebbero avere un po' più di vita. Dovrebbero riuscire a fare un pochino più di uccisioni. Vedete che ci sono qua le statistiche dei nostri cloni. Hanno fatto 0 uccisioni, ma sono morti ben in 6. E al momento ho solo i cloni di base. Guardate come vanno i miei cloni a combattere, che carini. Sono uguali a me, tranne per le cuffie, che ce le hanno a quanto pare davanti alla faccia. Per qualche strano motivo hanno le cuffie sulla faccia piuttosto che avercele sulla testa come me. Però sono in 2 contro 1, non vale così. Maledetti, assassini, siete dei cloni assassini. Ah, eccomi, ciao, sono io con le cuffie davanti alla faccia, ciao. Guarda che io sono con... No, non mi puoi fare niente, lo sai, vero? No, non mi puoi fare assolutamente niente perché non sono in battle mode. Ah, ma probabilmente questo è uno dei miei iscritti perché si chiama Power Stefano. Quindi se sei un mio iscritto ti saluto. Ciao Power Stefano. Non so cosa cambia. Se io adesso arrivo a 100 dollari e faccio la seconda macchinina che crea i cloni, probabilmente arrivano doppi cloni. Proviamoci, vediamo che cosa è successo. Sì, ho fatto un'altra macchina per i cloni. Cioè le armi che io compro qua vanno anche ai miei cloni qui oppure no? Perché qua ancora mi dice basic. Adesso faccio un pochino di soldi, miglioro un po' la base e poi ci rivediamo. Abbiamo fatto una miniera, quindi questi cloni andranno a prendere materiale da questa parete e in teoria dovrebbe portarci un po' più di soldini anche senza fare uccisioni. Dovrebbe essere questo lo scopo. In realtà sembra lì in castigo, guardalo poverino. Il mio clone con le cuffie in faccia, con il piccone nell'angolo in castigo. Non so cosa fa. Oh, mi si sta... Oh, guarda quanti cloni vanno a fare soldini. Ah, possono prendere anche da questo posto qui. Mi danno praticamente un carbone, mi dà 4 soldi ognuno. Presumo non posso giocare ai videogiochi su questo gioco qua. Ah, vedete qua c'è computer 33% upgraded, gem production 0% upgraded, cash per kill adesso mi dà 30 invece che 25 e testing lab. Io non posso, non so cosa ci faccio con questo computer, però ho visto tutte queste statistiche in più. Ok, sì, ho poi capito che quel Power Stefano è un mio iscritto perché era crashato ed è rientrato e ha detto ciao Red, scusa per la connessione, mi ha abbandonato, e quindi ho avuto la conferma che è un mio fan, anche perché mi ha detto oh mio dio Redbox. Però come vedete ho migliorato un po' i muri, ci ho fatto il secondo livello, ho fatto questa stanza in modo che nessuno possa entrare qui dentro se non me, ho migliorato un po' anche i cloni, che sono ancora cloni di base ma stanno facendo un bel po' più di soldi perché ho preso un upgrade per il computer, e come vedete stanno facendo lo scambio a bare, ovvero 54 uccisioni e 54 morti. Comunque vorrei fare anche il terzo spawner di cloni e poi vorrei prendermi anche una katana che ho visto qua. Però posso averla io la katana e posso andare a fare un po' di battaglie. Quindi adesso mi attivo la modalità combattimento. Mi prendo la katana di legno. Davvero? Avevo una spada d'acciaio e mi sono preso una katana di legno e fa più danno la katana di legno. Ok. Qua c'è un tipo che non so se... Ah, è Power Stefano. Ciao Power Stefano! Ci penso io a te adesso. Ci penso io a te adesso. Come fai ad andare là sopra, Stefano? Come fai ad avere la forza di scalare queste montagne in questo modo, Stefano? Stefano, vieni qui! Stefano, ti do colpi di katana, Stefano!
Ma come fa a salire così tanto in alto? Oh, ma si può. Stefano. Stefano, ti do i colpi di katana di legno. Vieni qui, Stefano. Stefanino. Stefanino. Oh, ce l'ho fatta. Stefanino è andato giù in mille pezzi. Ciao, Stefanino. Yeah. Ok, non c'è nemmeno il danno da caduta e sto facendo comunque soldi. Eccolo lì, Power Stefano, che si vuole vendicare. Però prima devo fare sell. Ho fatto un po' di soldi dalla vendita, sì. Sono a 500 dollari, me ne vado, Stefano, ciao. Tolgo la battle mode. Non c'ho più la battle mode. Non ho più la battle mode, Stefano. Adesso entro qui dentro, non so se lui può entrare. Oh, a quanto pare lui non può entrare qui dentro. Quindi potevo anche tenerla. A parte che qui è aperto. Però qui c'è una porta, quindi più avanti non dovrebbero più passare. A meno che, passano di qui. Devo fare ancora un sacco di cose. Mi sa che questo tycoon è bello lunghetto. Quindi ci rivediamo tra un po' con un pochino di upgrades. Per la prima volta le uccisioni superano le morti. Che figata. Ok, sono entrati altri miei iscritti. Ho appena anche comprato questo piccone che mi permette di minare insieme ai miei cloni. Non è che mi vada molto di minare, perché vedo che sto facendo un sacco più di soldi uccidendo gli altri cloni piuttosto che stare qui a minare. E infatti non capisco. Vedete che qua si riempie. Ok, e lo raffina anche. 100% di computer, 33% di lab e ancora zero per le gemme, dannazione. Però presto vedete che ho più di 1000 dollari, posso comprarmi un sacco di altra roba. Cosa fanno questi cloni di fuoco? Oltre che a sparare fuoco, presumo. Click edit clone. Ah, ora posso andare a sbloccare nelle macchine che mi clonano i cloni quelli di fuoco. Quindi andiamo nella macchina numero 2 e ci mettiamo i cloni di fuoco e vediamo un po' come sono fatti appena ne uscirà uno. In quella verde escono quelli normali e in questa qui escono quelli di fuoco. Vediamo un po' come saranno questi cloni di fuoco. Sono uguali. Ah no, aspetta. Sono uguali, ma avranno delle modifiche, giusto? Perché io nella macchina numero 2 ho messo fire. Quelli non hanno nemmeno la testa. Questi cloni non hanno la testa. Guardateli. Però li ho uccisi tutti e due. Ah sì, vedete che ce l'hanno la katana. Quindi le armi che io compro poi vanno anche ai miei cloni. Ottimo. Ah sì, c'ha le fiamme. Ok, perfetto, si vede che è di fuoco. E quindi adesso voglio farmi una terza macchina dei cloni per far uscire i cloni diversi. Questo qua vuole uccidermi, ma non sono in modalità per combattere, quindi. Guardalo che entra. Ma come ha fatto a passare attraverso? Ho comprato la macchina dei cloni piccolini. Guarda, ci sono i baby clone. Voglio vedere quando ne esce uno per vedere se sono piccolini effettivamente o se semplicemente si chiama baby. No, sono veramente piccolini, guarda che carino. E cosa fa questo piccolino qua? Ciao, sono un piccolo red. Guarda che katana grossa che ha. Oddio, ha la katana enorme ma lui è piccolissimo. E fa del danno. Oddio, li sta distruggendo tutti insieme al suo paparino. Al secondo piano della mia struttura c'è questo simpaticone qui. Questo simpatico dottore che sta ricercando tutte le gemme che posso ricercare. Guarda te se mentre registro non doveva passare un aeroplano. Comunque, salve, ho appena comprato un pet. Un tiger. Oh, guardate che carino, come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo questo pet? Lo chiamiamo... Oh, patatino, patatino. Ok, perfetto. No, patatino non lo accetta come nome. Pollo, per dargli le crisi di identità. Ecco, la mia tigre si chiamerà Pollo. Tra l'altro non muove nemmeno le gambe. Cioè, si struscia come i cani quando hanno prurito al sedere. Ma perché non cammini normalmente, maledetto? Ma cammina, Pollo, cammina! Ok che hai le crisi di identità perché ti ho chiamato Pollo e sei una tigre, però dovresti essere in grado di camminare. Perché non muoiono questi? Non lo so, io speravo che il mio pet attaccasse, invece no. Comunque adesso vedete che ho anche un'arma nuova e la cosa più divertente è vederla sui piccolini. Quest'arma qui, guardate quanto è grossa. Quella arma grossa senza braccia sui piccolini che sono avvelenati, lì hanno il veleno. Perché come vedete il veleno è quello che sta andando abbastanza meglio a livello di uccisioni morti tra fire e veleno. Vedete? E uno mi ha appena detto, ma è Giant is coming. Vuol dire che probabilmente ci sono anche i giganti. Però tu sei venuto nel posto sbagliato. Io ti ucciderò, ok? Guardate che figo che sono diventato. Sono diventato un mecha. Ho preso il morph da mecha. C'è anche quello senza testa. Ora ho capito come si fa. Però preferisco questo, sinceramente. Guardate che carino che sono. E come vedete le mie statistiche non stanno andando proprio male. Ho aumentato la speed dei miei cloni. E come vedete ho...
tutte queste cose qua, vedete? Qua ci sono tutte le varie ricerche che stanno facendo i miei scienziati, qua c'ho tutto al 100%. Ogni minuto mi prendo 3 gemme, vedete che sono a 25 gemme. E vorrei vedere adesso... Oh, guardate che bella la mia postazione da gaming per fare le streaming mentre vado in guerra. Gigante... Ah, Giant Terminal, eccolo qui. Power level 0%, start... Oh, ora sto caricando e tra poco vedremo il mio gigante. Guardate come si carica velocemente. Il gigante li sterminerà proprio tutti. No, aspetta. Siamo al 96%, 97, 98, 99, 100. Release the giant. E adesso ricominciamo anche a caricare qui, così ce ne abbiamo un altro, guardate che bello. No, non cammina, striscia, però c'ha un gigante, guardate che bello. Ho il gigante. Vediamo quanto è forte il nostro gigante. No, intanto è tipo 3 volte noi e in più non cammina. Ha tanta vita, vediamo che oddio, ma che cosa è successo? Perché ha fatto un volo del genere il mio gigante? Ancora. Ma cosa ma perché il mio clone cammina per terra? È volato via il mio gigante, è stata una delusione totale. Ma perché il mio gigante? Ah no, eccolo. E è ancora qui il mio gigante, c'ha quasi metà vita. È che questi sono così piccoli che proprio, cioè vedete, lui vola in alto, poi casca giù, non riesco a capire perché faccia così. Salve gigante. Guarda, li lancia via, li calcia proprio. Che figata. No, il mio gigante è morto, devo tornare alla base. Mannaggia. Non ho paura di te, Power Stefano. Vieni qui se hai coraggio. Vieni qui, Power Stefano. Distrutto. Power Stefano, non ce la fai. Io ucciderò tutti. Tutti coloro che si metteranno tra me e la mia creazione di cloni. Ragazzi, vedete cosa succede a seguirmi sempre? Questo tipo mi ha seguito mentre andavo a fare gli upgrade. Adesso è rimasto bloccato dentro con me, guardatelo. Quello lì con il mecha è rimasto bloccato dentro con me. Esci se riesci, Alex. A parte che potrebbe fare ESC reset character. Però voglio dire, senza fare reset character, come lui farà ad uscire da qui? Con Poltigre che lo sta guardando. Vabbè ragazzi, direi che per questo video è tutto. Ho praticamente completato tutto il Tycoon. Mi mancano solo i vari superpoteri acquistabili con le gemme, ma siccome sono praticamente estetici o comunque per fare tanto PvP e io un po' di PvP ve l'ho già fatto vedere, direi che se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi mi piace, grazie a tutti gli iscritti che si sono uniti alla partita e hanno appena ucciso il mio piccolo clone, maledetti! Ringrazio Pollo per avermi seguito tutto questo tempo, guardate che carini i loro pet, hanno comprato i pet con le gemme. Vabbè, se volete altri video di Roblox o Roblox Tycoon lasciatelo scritto nei commenti. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando con i mi piace. Ciao.